Stai cercando magliette? Ti interessa questa? Questa? Oppure questa? Passa nel link in descrizione, non te ne pentirai. Giamborno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Dopo aver visto per varie giornate le mie top 10 per quanto riguarda la Serie A stagione 2017-2018, oggi vi porto le 10 delusioni di questo campionato. Prima di cominciare però vi ricordo una cosa molto molto importante. Se volete molto presto una serie di video sui giocatori che ci hanno fatto smadonnare al Fantacalcio, vi invito a lasciare in questo momento un mi piace e appunto potrò pensare di portarvela o meno. Detto questo, noi proiettiamoci immediatamente in questo video. Ragazzi, mi raccomando, mi piace e iniziamo subito. 10. De Frel. Non che mi aspettassi chissà cosa, ma diciamocelo, ci voleva di più. Centravanti al Sassuolo, viene spesso impiegato come esterno. Un gol in tutta la stagione è troppo poco, o si sveglia o torna in una piazza piccola. 9. La Padula. Segna 6-7 gol in campionato, non pochi, ma è innegabile che ci si aspettasse di più da lui. Questo va detto, pagato 12 milioni, fa circa un gol ogni 2 milioni. Doveva essere il centravanti titolarissimo del Genoa. Alla fine i tifosi rossoblù hanno dovuto pregare giocatori come Pandev, Tarab e Galabinov. Mamma mia! 8. Gonalon. Mamma mia, di nuovo! Io ero contentissimo al suo arrivo. 5 milioni per me era un colpaccio, eppure lento, macchinoso, addormenta il gioco, perde palloni importanti, una delle delusioni più grandi di questa stagione. In proiezione, ottavo e non più in alto perché è pagato 5. Però che flemma! Se fosse stato pagato quanto il Lione chiedeva al Napoli, l'avrei messo primo e secondo nessuno per dare il distacco. 7. Dalbert. 20 milioni di euro per fare panchina ad D'Ambrosio. Sarebbe dovuto essere uno dei più forti terzini del nostro campionato. Finisce per non giocare mai e sparisce giorno dopo giorno. Peccato. 6. Borriello. Mamma mia! Fu il più chiacchierato del mercato. La Spal, fa strano dirlo, lo strappò al Cagliari a suon di milioni. Pagato uno stipendio onerosissimo, Supermarco si è andato a fare la vacanzetta. E ben presto è finito in panchina a fare il marciume ad Antenucci e Floccari. Che delusione! 5. Andre Silva. 38 milioni di euro. Una cifra pesantissima. Una cifra altissima. Eppure, oltre a buttarla dentro in Europa League, si è limitato a guardare gli altri. Poco cattivo, poco voglioso. Per fortuna è ancora molto giovane. 4. Kalinic. E restiamo a casa Milan. Con Kalinic spende meno, ma è il centravanti che i tifosi rossoneri accolgono come fosse Ibra, come il salvatore della patria. Nicola davanti al portiere si mangia più gol che Dumbia a Roma, e via via i cori dei tifosi rossoneri diventano fischi. 3. Borja Valero. Spalletti lo aveva voluto con le unghie e con i denti, rimase su di lui per un anno e mezzo, a Roma non riuscendo a prenderlo. Lo prende l'anno dopo, ma per i tifosi interisti diventa subito Borja Valento. Lentissimo e macchinoso, diventa senza troppi dubbi uno dei tre più deludenti del nostro torneo. È finito? La risposta a voi. 2. Patrick Schick. 38 milioni di euro. Doveva essere il nuovo Battistuta e invece segna poco e si rompe tanto. C'è tutto il tempo del mondo, così come per Andre Silva, ma si doveva fare di più. Svogliato, spesso troppo in ritardo. Adesso serve di più. 1. Belotti. Cosa ho visto? Cosa diavolo ho visto? Mentre il presidente Cairo da 3 anni continua a chiedere 100 milioni per il Gallo, lui nemmeno va in doppia cifra. Davanti alla porta è lento come me la mattina appena sveglio. La più grande delusione del nostro campionato, l'anno della mancata qualificazione al mondiale. Anche per colpa sua. Male, male, male. Questi ragazzi erano i miei 10 giocatori delusione della stagione 2017-2018. Se su qualcosa non siete d'accordo, fatemelo sapere con un commento qua sotto. Mi piace, se vi è piaciuto e se volete altre top 10 sul passato campionato, mi raccomando, lasciatelo in questo momento. Dislike invece se il video vi ha fatto cagare, non se non siete d'accordo, ma se il video vi ha fatto cagare, iscrivetevi al canale. Buon shalalala e noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video! Okay.